Gentili telespettatori, benvenuti alla nostra seconda edizione del TG con gli aggiornamenti. Partiamo con la cronaca. Appuntavano su un libro la contabilità dello spaccio, con cifre, scadenze e nominativi dei loro clienti. Lo speciale registro è stato scoperto dai carabinieri a casa di due fratelli, Bruno Lazzaro, 26 anni, ed Enrico, 19 anni, residenti a Chivasso ma originari della provincia di Vibo Valentia. I due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In casa, insieme al registro, c'erano 14 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 570 euro ritenuti proventi dello spaccio. Hanno forzato invece una finestra e sono entrati in un appartamento in via Brandizzo Settimo Torinese, portandosi via uno zaino contenente due iPhone, un iPad, un MacBook Pro, un PC Asus e altro materiale informatico. Poi sono fuggiti e uno dei due ha sotterrato l'iPhone in un giardino comunale, pensando in quel modo di non essere rintracciabile. È stato tramite il servizio Trova il mio iPhone che i militari della tenenza di Settimo hanno localizzato in via Sommelier, all'interno di un cortile, Festin Zenelli, 22 anni, albanese domiciliato a Torino. Per lui sono scattate le manette. L'accusa è di furto in abitazione in concorso. Il complice invece è riuscito a scappare. L'area furtiva è stata tutta recuperata. E poi lutto a Castellamonte per la morte del professor Candido Della Role, 85 anni, ex preside di Scuola Media a Vico, Vistrorio, Agliei, Castellamonte, morto nella sua abitazione. I funerali saranno celebrati venerdì alle 15. Adesso linea alla regia e poi tutte le altre notizie ai nostri servizi del TG. Titoli di questa edizione: Mappano, la regione appoggia la nascita del nuovo comune, Ivrea, casa prima cosa per il risparmio energetico, attualità, ostensione della Sindone al via alle prenotazioni, carnevale, parcheggi e navette ad Ivrea per la battaglia delle arance e poi a Rivara la serata di chiusura per l'albero della speranza. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. Apriamo oggi questa nostra edizione con la pagina amministrativa. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle ed una mozione del PD che impegnano la Giunta Chiamparino a collaborare al percorso per l'istituzione del nuovo comune di Mappano. Respinto invece un ordine del giorno del capogruppo Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, che impegnava la Regione a invitare ufficialmente il Comune di Settimo Torinese a ritirare il ricorso al TAR volto a bloccare il percorso autonomista di Mappano. Ritengo non corretto che il Consiglio regionale intervenga sull'autonomia dei singoli comuni, e quanto ha detto il vicepresidente del Piemonte Aldo Reschigna, annunciando in aula la contrarietà della Giunta al documento di Marrone. Invitare a ritirare un ricorso, ha aggiunto, lede l'autonomia dell'amministrazione comunale, non aiuta la ripresa del dialogo e quindi la soluzione del problema. Il progetto Casa Prima Cosa, avviato ad Ivrea su proposta dello SPI CGL, ha raccolto l'adesione del Comune di Ivrea, della CNA di Torino, dell'Ordine degli Architetti, di Banca d'Alba, del Politecnico e anche dell'Associazione Amministratori Condominiali, che hanno sottoscritto un protocollo per permettere ai cittadini, con particolare attenzione agli anziani, di ristrutturare la loro casa e renderla più energicamente efficiente e conveniente.
Casa Prima Cosa, un progetto, possiamo dirlo, un progetto sperimentale per dare la possibilità un po' a tutti, ma in particolare agli anziani, di avere una casa più efficiente, avere una casa che sia più accogliente, che sia anche più economica da gestire. Sì, esatto. È un progetto che nasce da questo protocollo d'intesa con più associazioni ed enti, quindi CNA, Ordine degli Architetti, Associazione degli Amministratori Condominiali, SPCGL, Politecnico di Torino e Banca d'Alba, per provare a creare un circuito virtuoso in modo che chi vuole migliorare casa sua può accedere a un credito, può accedere a un elenco di professionisti, a un elenco di operatori che lavorano secondo contratti chiari, regole semplici, e il Comune cercherà di fare la sua parte dando anche lì regole semplici, informazioni chiare a tutti i cittadini che vogliono mettere a posto casa propria, anche con piccoli interventi, dalla vasca da bagno alle finestre. Non stiamo pensando alle grandi cose, stiamo pensando davvero alle cose che servono alle persone. Proveremo per un anno, e grazie anche a SPCGL che farà uno sportello informativo anche sul territorio, vedremo se ha un senso. Proviamo a dare una mano concreta ai nostri cittadini. E partite da Bellavista, un quartiere impegnativo, perché qui parliamo anche di architettura olivettiana, molto bella ma poco funzionale ormai. Sì, infatti l'intento è di promuovere attività fatte bene, in modo che chi si mette a posto casa propria però non rovina l'estetica e l'architettura degli edifici, perché se no alla lunga si perde anche quel valore lì dell'immobile. Quindi l'idea è proprio di promuovere questa attività in modo che uno possa mettere a posto casa propria, vivere bene a casa propria, ma lasciando il suo valore intatto, in modo che anche in termini di vendibilità e di valore negli anni possa crescere e non cendere. Un'iniziativa questa che è partita, possiamo dire, come idea dalla SPCGL, avete coinvolto molti soggetti. Perché fra i soggetti che hanno più bisogno di questo servizio ci sono gli anziani, anche se il progetto non si rivolge solo a loro? Sì, dunque l'idea è stata quella di mettere in rete delle competenze e delle professionalità per proporre ai cittadini, fondamentalmente un occhio particolare agli anziani che sono tanti ad Ivrea e che sono proprietari di casa, un prodotto che gli consenta di rendere le loro case più a passo della loro età che avanza e fondamentalmente che gli consenta dei risparmi utilizzando gli strumenti che ci sono, perché ci sono sgravi fiscali che mediamente nessuno utilizza. Questo è il dato fondamentale. Mettere insieme tanti soggetti vuol dire anche garantire credito a cittadini che normalmente non potrebbero averlo per motivi di età, vuol dire anche dare garanzie di sicurezza a persone che magari non hanno gli strumenti per verificare se il professionista è in grado o no di fare quel lavoro e se i prezzi sono adeguati. Sì, infatti la Banca d'Alba ha predisposto un prodotto che secondo noi è importante, perché intanto ha superato l'ostacolo del limite di età per concedere un prestito. La CNA e l'Ordine Architetti presenteranno un prodotto con prezzi contenuti e fondamentalmente con un percorso di chiarezza e trasparenza, quindi preventivi chiari, fatturazione, perché poi per avere gli sconti bisogna avere fatture. Una delle cose che si hanno detto è superare il lavoro nero, in sostanza, e che è fondamentale. Quindi un professionista, un artigiano che non ti fa la solita proposta, 50 senza fattura e 100 con la fattura. Noi vorremmo che questi lavori vengano sempre fatturati e quindi siano trasparenti. Adesso bisognerà far conoscere questa iniziativa sul territorio. Ma abbiamo in mente, subito dopo Carnevale, di riunire il tavolo operativo, e l'idea è quella di un'iniziativa pubblica che tenga conto di tutte le componenti che hanno firmato il protocollo nel quartiere a partire dal quartiere Bellavista. Lo faremo entro marzo, credo, questa iniziativa pubblica. Si svolgeranno domani pomeriggio a Monastero di Lanzo e saranno officiati dal Vescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, i funerali di Don Remo Ghignone, parroco di Monastero di Lanzo, 82 anni, morto ieri stroncato da un infarto. Dal 1969 era la guida spirituale della comunità della Valle del Tesso, nonché anche cappellano dell'ospedale di Lanzo. Quest'anno, tra l'altro, avrebbe festeggiato i 60 anni di sacerdozio.
La critica pesante all'azienda nella quale lavorava, fatta sul suo profilo Facebook, gli è costata il posto di lavoro. Il Tribunale di Ivrea ha infatti respinto il ricorso di un ex dipendente di Comdata, licenziato in tronco per avere etichettato l'ambiente di lavoro con un termine ingiurioso sul proprio profilo social. Per i giudici il licenziamento è legittimo perché il comportamento dell'ex dipendente è stato lesivo dell'immagine di Comdata, aggravato dal fatto che poi è avvenuto tramite internet, campo nel quale opera la società stessa. Resta aperta l'inchiesta invece sulla violazione della privacy per capire chi fra gli amici del dipendente ha salvato l'immagine del suo posto e l'ha fatto arrivare sui tavoli della dirigenza. Un clochard romeno di 48 anni è stato trovato morto la scorsa notte su una panchina in pieno centro a Torino. Potrebbe essere morto di freddo, il medico legale è intervenuto sul posto, infatti ha escluso che il decesso sia avvenuto per cause violente. Sull'accaduto sta indagando la polizia, è stata disposta l'autopsia. L'uomo soffriva di molti problemi di salute. È stata una sconfitta questa della città e anche della chiesa. Non può essere questa la carta d'identità di Torino da presentare al Santo Padre. È stato questo il commento dell'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia. Mi dispiace dirlo, di una città che sulla carità, sull'accoglienza fa tantissimo. Non colpevolizzo nessuno, ha continuato Monsignor Nosiglia a margine della conferenza stampa sull'ostensione della sindone. So bene le difficoltà che ci sono ad aiutare queste persone, a volte convincerle anche ad accettare un minimo di aiuto, un rifugio caldo e sicuro è difficile. Ma di questa giustificazione ha detto non facciamone un alibi, ed intanto, appunto, come avete sentito nei nostri titoli, sono aperte le prenotazioni per l'ostensione della sindone che porterà in città migliaia e migliaia di persone. Le prenotazioni sono molto alte già da 2 mesi dall'inizio e quindi su questo credo che dovremo lavorare anche molto per far sì che i pellegrini possano essere accolti nel migliore dei modi. Noi oggi presentiamo una iniziativa culturale che ad opera del nostro museo viene promossa durante l'ostensione e che tratta praticamente di un quadro famoso e di un capolavoro della nostra cultura italiana, del Beato Angelico, che presenta appunto il compianto del Cristo morto, un'opera veramente eccezionale che sarà esposta nel Museo Diocesano durante tutto il tempo della sindone. È un'operazione culturale che certamente dà lustro anche alla città di Torino, sapendo che c'è l'Expo anche vicina, quindi ecco, la possibilità di offrire anche questa opera d'arte. Io ringrazio il Museo di Firenze, perché è il Museo di Firenze che ci ha dato questa possibilità, l'opera è presente sempre nel Museo di Fiorentino, e quindi è un gesto ecco, molto significativo che offriamo anche ai pellegrini, perché dopo aver visto la sindone, averla contemplata, ecco, possono, se vogliono, ecco, guardare la bellezza ecco, di questo quadro che presenta appunto il Cristo morto che viene accolto da Maria e dalle donne ecco, nel sepolcro. E questo ci sembra un fatto molto significativo. Certo, poi insieme a questo ci sarà un po' altre notizie anche che avrete durante questa mattinata, ma il programma è ancora diciamo in costruzione, ma non mancherà molto tempo che potremo anche poi ritrovarci per presentare il programma ecco, in modo ecco, particolareggiato, e tutti lo chiedono cosa farà il Papa soprattutto. Siamo già anche lì a buon punto, si tratta di definire adesso in modo più preciso i vari momenti del programma che in linea di massima è già stato ecco, definito, attende solo l'ultimo ok di Papa Francesco, già un primo ok è stato dato, attende solo ecco, di avere un riscontro definitivo e quindi poi lo presenteremo alla città, lo presenteremo a tutti perché possa essere ecco, conosciuto e su quello poi lavorare, perché certamente sarà una giornata molto molto intensa
ma il Papa è abituato a queste giornate intense, come vediamo quando va, ecco, anche nel mondo, e questa sarà una giornata, diciamo, un po' conclusiva anche dell'ostensione. Oggi sarà appunto l'occasione per raccontare un po' il percorso anche delle collaborazioni che si sono create in questo periodo. Noi abbiamo fatto, diciamo così, una raccolta pubblica anche di soggetti che in qualche misura vogliono essere partecipi di questo percorso, che sono ben 42, oltre ai 9 soci promotori di partenza proprio che hanno dato il via al percorso. Abbiamo anche tutta una serie di iniziative culturali che ci sono state proposte da una ventina di soggetti, di organizzazioni. Continua il lavoro di prenotazioni, siamo ormai a circa 600.000 prenotazioni. Credo che la cosa interessante è che quasi il 9% vengono dall'estero. Venerdì sera, il giorno 6 di febbraio alle 21, presso il polo formativo delle Officine H, sarà presentata la campagna per la difesa civile non armata e non violenta. Mettete le arance nei vostri cannoni. Anche in canavese, quindi, arriva questa campagna. Tre aree di sosta a pagamento per autovetture e per autobus, 5 navette gratuite, la possibilità di acquistare i ticket d'ingresso direttamente al parcheggio e poi in omaggio la spilla del carnevale. Questa è una delle novità per la domenica della Battaglia delle Arance di questa edizione dello storico carnevale di Ivrea, frutto della collaborazione fra Ivrea Parcheggi e Fondazione dello Storico Carnevale. Ivrea Parcheggi, quest'anno un progetto che è quello di creare dei parcheggi ad hoc per chi verrà al Carnevale di Ivrea, un esperimento che potrà avere un futuro. Ma noi ci aspettiamo, diciamo, quest'anno di poter lavorare e, diciamo, valutare questo progetto che razionalizza un po' la gestione della logistica di accesso anche alla manifestazione, e poi in base ai risultati vedremo se potenziarlo e svilupparlo anche in una logica di puntare sui servizi. Diciamo, dove sono questi parcheggi e quanti posti auto sono e qual è il costo? I parcheggi sono, che abbiamo, diciamo, ipotizzato, sono tre, uno è in via di Vittorio di fianco alla stazione di Ivrea e ha 300 posti al costo di 7 euro e altre due aree, due parcheggi nella zona di Palazzo Uffici via Iervis dove avremo un migliaio di posti con un costo per le autovetture di 7,50 euro e per gli autobus di 45 euro e il servizio comprenderà una navetta continua dalle 10 alle 20 e un piccolo omaggio per gli utenti, il simbolo del carnevale. Quindi diciamo che si pagherà il parcheggio ma non si pagherà la navetta. Corretto, la navetta sarà gratuita e porterà gli utenti fino alla fermata della stazione da cui poi potranno accedere alla manifestazione su un binario privilegiato. Si potrà presso i parcheggi anche acquistare magari il biglietto d'ingresso? Sì, sono previste due casse gestite dalla Fondazione e si potrà parallelamente acquistare il biglietto dell'ingresso alla manifestazione evitando i congestionamenti al centro storico degli anni scorsi. Un primo esperimento, possiamo definirlo quello di quest'anno, con la Fondazione, un esperimento che potrà avere un seguito anche magari per altre manifestazioni. Ma sì, certo, noi intanto ci auguriamo di poter, diciamo, lavorare sul carnevale un po' sulla falsariga di quello che viene fatto in altre grandi manifestazioni in Italia e poi collaborare eventualmente su una pianificazione su base annuale con l'Ufficio Cultura e l'assessorato del Comune di Ivrea. Per la Fondazione del Carnevale un altro piccolo tassello che si aggiunge quest'anno, quello della gestione più razionale dei parcheggi, soprattutto per chi arriva i grandi flussi dall'autostrada e dalla pedemontana. Sì, io penso che sia certamente un aspetto positivo, come ha detto lei, un piccolo tassello che si aggiunge all'organizzazione nella sua complessa attività e macchina organizzativa. Riteniamo che questo servizio possa servire
a quelle persone che arrivano anche da fuori Piemonte e quindi uscita autostrada Ivrea possano trovare un adeguato servizio. Io non sottolineerei solo il fatto del parcheggio pagamento, ma anche del servizio, perché in quest'area attrezzata troveranno una navetta che li accompagnerà alla prima porta d'ingresso e addirittura, se vorranno, potranno acquistare direttamente il biglietto di ingresso e quindi attraverso una porta preferenziale entrare subito in città e non perdersi un attimo prezioso di questa meravigliosa e unica festa che è lo storico Carnevale di Ivrea. E a proposito di Carnevale, prende il via domani sera a Cuceglio la festa, l'appuntamento alle 20:30 con la cerimonia di investitura di Erbaluce e Barbagiogiu nella sala comunale, con a seguito i Rubium e le Barbatelle, accompagnati dalla banda musicale del paese. Poi ci sarà un rinfresco presso il padiglione di Piazza Marconi alle 22, l'appuntamento con la musica con la discoteca mobile di Radio Gran Paradiso ad ingresso libero. Invece venerdì prende il via il Carnevale a Bollengo. Qui i protagonisti saranno i coscritti del 96. Alle 21 infatti ci sarà la presentazione proprio dei coscritti dal balcone del municipio, seguirà poi la fiaccolata con i pifferi di Torre Balfredo e poi anche qui una serata musicale con Dino Brown e Christian Tanz. Evento conclusivo invece domani sera alle 21 al Circolo degli Amici di Rivara per la raccolta fondi per NutriAid. Come promesso, l'ospite d'onore Cristina Chiabotto. Si conclude con una serata di beneficenza la raccolta fondi che ha preso il via il giorno dell'Immacolata, l'8 di dicembre, in Piazza Martiri a Rivara, con l'accensione dell'Albero della Speranza, l'albero di Natale vivente che con i suoi 35 metri e 10 centimetri si è conquistato il primato di più alto di tutta Europa. La raccolta fondi è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, commercianti, artigiani rivaresi, non soltanto attraverso la vendita di prodotti alimentari, ma anche calendari distribuiti da NutriAid e firmati da Cristina Chiabotto, madrina dell'associazione, con le foto dei bambini assistiti dalla Onlus torinese. Hanno contribuito inoltre i proventi del Giro sulla Rossa, promosso dall'associazione Passione Rossa Fan Club, e dalla Babbo Natale a domicilio, iniziativa organizzata dagli Amici del Mulino. Chiunque volesse ancora contribuire alla raccolta fondi comunque può farlo anche durante la serata conclusiva, che si terrà giovedì alle 20:30 presso il Circolo degli Amici del Mulino di Rivara, preceduta dalla cena con un'offerta a partire da un minimo di 40 euro. La somma di 4.000 euro raccolta lo scorso anno è stata utilizzata dalla NutriAid Onlus per l'assistenza a bambini del Congo. Quella di quest'anno andrà in aiuto invece in Madagascar per la realizzazione di ben due progetti. Un appuntamento ad Aglie è previsto per sabato mattina a partire dalle 8:30 alle 12 presso il Salone Alladium. È organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Oberto Plast ed è un corso gratuito di manovre di disostruzione per adulto, bambino e infantile. Un corso rivolto a tutti, accessibili ai disabili sensoriali. È iniziata l'avventura del nuovo centro servizi per il volontariato di Torino, che è nato dalla fusione di due centri servizi, il VSSP e Idea Solidale, che per più di 10 anni hanno lavorato, sostenuto, sopportato con azioni concrete le varie associazioni del territorio nella loro opera in risposta ai bisogni della società. Un passo di responsabilità questo che ha dimostrato ancora una volta come il nostro territorio sia un incubatore di innovazione e di cambiamento. Nasce Volto, questa realtà nuova, unica in Italia, la storia di due CSV, Idea Solidale e VSSP, che si mettono insieme per essere ancora più efficaci, utili ed aiuto al volontariato. Oltre 1200 associazioni in provincia di Torino, non potevamo rimanere due storie divise e dare meno servizi. Vogliamo dare più servizi, più accoglienza, soprattutto essere coloro che aiutano il volontariato a crescere. Questo è il nostro compito e le nostre due storie, due identità raggiungeranno un grande obiettivo: sostenere chi ancora nel paese rappresenta qualcosa di bello, di buono e di giusto, i nostri volontari.
Siamo giunti finalmente all'inaugurazione della nuova sede del Centro di Servizio Unico per il Volontariato Torinese. È un progetto che sulle idee sono partite circa 4 anni fa, quando con il presidente Magliano abbiamo cominciato a parlare del volontariato non solo torinese ma piemontese. L'abbiamo concretizzata sotto l'aspetto pratico un anno fa, quando il comitato di gestione ha dato mandato appunto a unificare i centri di servizio per il volontariato a livello piemontese, e oggi, dopo un anno di lavoro, non semplice, perché comunque strutture, personale, insomma tutto il sistema non era di così facile unione, ma credo che abbiamo fatto un discreto lavoro e speriamo che sia un buon lavoro per il volontariato torinese. L'Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Ponte, l'Associazione Filarmonica Valle Sacra, insieme all'Associazione Filarmonica Lugnacchese, insieme domenica all'Auditorium della Manifattura di Quarnier per un concerto a favore della Croce Rossa. Una prima edizione domenica 8 febbraio, si tratta di un concerto, ci saranno 3 diverse realtà musicali e sarà un concerto benefico a favore della Croce Rossa. Sì, infatti l'idea del concerto è nata appunto dall'Associazione Filarmonica Valle Sacra e poi è stato proposto e condiviso da subito sia dall'Accademia Filarmonica di Pont'Alto Cortese che dall'Associazione Filarmonica Lugnacchese di appunto Lugnacco. Questo concerto appunto ha uno scopo benefico, infatti noi lo facciamo per sostenere la Croce Rossa di Quarnier e appunto il ricavato andrà interamente devoluto alla Croce Rossa. Cogliamo appunto anche questa opportunità per ringraziare l'amministrazione comunale di Quarnier, perché anche ha fatto suo questa iniziativa ed ha concesso a noi i locali della manifattura per questo concerto. Sostenere appunto la Croce Rossa vuol dire sostenere tutto un territorio. Sappiamo quanto la Croce Rossa svolga un'attività importante per tutti, non solo per quanto riguarda incidenti eccetera, ma a sostegno degli anziani, a sostegno delle amministrazioni che lo richiedono. Sappiamo quindi che dietro occorre anche una parte economica che è sempre più difficile da reperire, viste anche purtroppo il disagio che stiamo vivendo in questi anni. Quindi è per questo che vogliamo aiutarla. Aiutare la Croce Rossa vuol dire aiutare il nostro territorio, quindi invitiamo tutta la popolazione ad intervenire numerosa, sia per sostenere la Croce Rossa, ma devo dire anche per ascoltare della buona, anzi dell'ottima musica, perché sappiamo benissimo che, a me piace ancora chiamarle sempre bande, anche se ormai sono filarmoniche, eccetera, però hanno alle loro spalle una storia centenaria, una storia che comunque racchiude un pochino tutti gli usi e costumi del nostro territorio, e quindi loro sono una componente, una realtà veramente importante. Anche l'Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Pont è presente a questo evento benefico. Sì, io devo ringraziare la Croce Rossa, ringrazio anche la Filarmonica Valle Sacra per averci invitato. Abbiamo accettato veramente di cuore questo invito. I brani di questo concerto saranno i brani del concerto di Natale, perché visto il grande successo che abbiamo avuto in questo concerto abbiamo pensato di ripresentarli. Diciamo che sono brani molto variegati, la musica spazia proprio a 360 gradi, da brani classici a brani moderni, a brani originali per banda, quindi c'è di tutto e sono sicuro che sarà un bellissimo concerto. Poi tra l'altro avete da poco anche un nuovo maestro. Sì, abbiamo un nuovo maestro, devo dire che è stata una scelta veramente vincente, perché a parte il curriculum che ha alle spalle, che è un curriculum veramente molto rilevante, ha anche un grande pregio, quello di entusiasmare e coinvolgere nella sua direzione non solo i miei musici, ma anche e soprattutto il pubblico.
Questo si è visto nel concerto di Natale, che il pubblico assieme ai musici è diventato il protagonista della serata e sono convinto che lo sarà anche domenica. Un'idea questa del concerto benefico a favore della Croce Rossa che è nata da voi, è nata dall'Associazione Filarmonica Valle Sacra. Sì, è nata da noi e abbiamo cercato di coinvolgere le Travallate, Val Chiusella, Valle Sacra e Valle Orche Suana. E siamo contenti perché abbiamo comunque avuto subito piena adesione dalla banda di Lugnacco e dall'Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Ponte, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. A tutti un buon proseguimento di giornata.